Per la PSB Irpinia lo sprint finale inizia nel migliore dei modi, con una vittoria dalle solite devastanti dimensioni. 10-0 il risultato finale della sfida casalinga giocata contro il Reggio Sporting Club, che non ha praticamente mai opposto alcuna resistenza alla formazione del Tricolle, che sbloccava subito la partita con sgarbi in giornata di grazia, come un po' tutta la squadra di Mister Mardente. Dopo il gol del vantaggio, strada completamente in discesa per la PSB, che piazzava il raddoppio grazie a Moreira, che si ripeteva dopo qualche minuto piazzando la doppietta personale. Sul 3-0 saliva in cattedra Sabatino, che firmava il poker per la squadra arianese. La giornata di grazia delle arianesi trovava riscontro nel momento particolarmente favorevole a Sgarbi, che dopo aver siglato il gol di apertura metteva a segno altre due marcature che le regalavano la tripletta di giornata. C'era però gloria anche per Ottmani, che realizzava l'8-0 prima della personale doppietta di Sabatino, che precedeva il gol della doppia cifra, che portava invece la firma di Gaeta. 10 gol ad aumentare lo score del miglior attacco del campionato e 0 reti subite a conferma del dato che vede quella della PSB Irpinia la retroguardia meno perforata della stagione. Numeri che, se vogliamo, fanno aumentare rimpianti per quel pareggio casalingo contro Matera, che ha di fatto impedito alla squadra arianese di sopravanzare le Lucane in classifica, con quel punto di distanza che resiste ancora, visto che la formazione della Basilicata ha battuto per 4-2 la Salernitana femminile nell'ultimo match, che proponeva come avversaria una squadra di alta classifica. Si stacca dalla corsa invece la Woman Napoli, che ha osservato il riposo imposto dal calendario, con le partenopee che si sono messe al pari con le altre due squadre di testa. Nel girone non arrivano comunque ancora verdetti definitivi, mentre per il primo posto la lotta, almeno per la matematica, è ancora aperta a tutte e tre le squadre. In coda resta sempre ultimo il Cerreto, sconfitto per 6-0 dal team Scaletta, ma a tre lunghezze dal Canicattì, che non è andato oltre il pari interno nel derby contro Catania. Questi risultati consentono comunque al Castellammare Calcio di festeggiare la salvezza matematica, nonostante la sconfitta per 4-2 sul campo del Ragusa.